Presidente, un accordo molto articolato, welfare, Expo, tanti temi. Un accordo molto importante che mette risorse a disposizione dei comuni lombardi, hanno bisogno di queste risorse visti i tagli che vengono da Roma, dal governo. Noi vogliamo sostenere il mondo delle autonomie e lo facciamo come al solito con grande concretezza. La dote comuni e non solo è stata utile nel 2012 e nel 2013, prodotto buoni risultati che noi vogliamo confermare. E poi una serie di iniziative per sostenere l'azione dei comuni, migliorare l'azione amministrativa, migliorare lo scambio di informazioni e rendere servizi più efficienti ai cittadini. Una grande e leale collaborazione, una grande alleanza tra regioni e comuni lombardi che continua nella tradizione della Regione Lombardia. Occasione per chiarire l'assetto istituzionale che auspica. Sì, ho detto quello che penso su alcune riforme che sono in discussione in Parlamento e che vedono di fatto la cancellazione della Regione Lombardia, lo smembramento della Regione Lombardia con l'istituzione delle aree metropolitane così come previsto. Bisogna fare le riforme, è vero, è giusto, ma non si può prendere una misura legislativa che di fatto ha come unico risultato quello di spostare il governo della regione dalla centrodestra al centrosinistra per legge, perché attraverso i sistemi democratici non si riesce. Le riforme vanno bene, accorpiamo le regioni, sono troppe, 20, sono piccole, inefficienti, questo va bene, riformiamo anche il sistema di governo, ma fare una legge che sposta di fatto dal centrodestra al centrosinistra il governo mi pare una cosa assolutamente contraria alla Costituzione e alla democrazia. Mi sono opposto, nei prossimi giorni continuerò a dirlo chiaramente, per cercare di bloccare un disegno che è tutto tranne che la riforma delle istituzioni. Genera caos, genera ulteriori costi e soprattutto è una lesione grave ai diritti democratici dei cittadini. L'accordo tra leggi, scusi, si parlava anche di una riforma del Titolo V. Vede profilarsi una diminuzione delle competenze delle regioni oppure un riequilibrio serve? Se, come ho sentito e ho letto, la strada è quella di eliminare le competenze concorrenti, sono assolutamente d'accordo. Le competenze concorrenti tra Stato e Regione generano contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, perché non è definito il confine dove arriva lo Stato e dove arriva le Regioni. Riduciamole, ma diamo competenze esclusive alle Regioni. Se è così, sono assolutamente d'accordo. Ci sono competenze che le Regioni devono avere, la gestione del territorio, le infrastrutture, la sanità, i servizi alla persona, ed è giusto che sia competenza esclusiva. Se questa la strada, va bene. E lo schema invece di legge elettorale per la Lega vede un rischio di sbarramento al 5%? Ma no, quale rischio? Noi lo supereremo ampiamente, non c'è problema. Tanto poco fa in consiglio ha parlato. E spero di sì, spero che ci sia la possibilità di discutere in Parlamento, che non sia una decisione presa nelle segrete stanze delle segreterie dei partiti come succedeva una volta e il Parlamento sia chiamato solo a ratificare. Ecco, spero che il nuovo corso di Renzi non sia il vecchio corso della Prima Repubblica. La relazione sulla due diligence che hai fatto stamattina fa chiarezza sui conti di questo disastro. Non ancora sulle cause che hanno portato a questo disastro. Su questo in aula hai detto noi non abbiamo paura di fare chiarezza. Ecco, questo cosa vuol dire? Che la Regione sarebbe pronta anche a un'azione di responsabilità verso chi l'ha provocato? Che ci può essere una commissione d'inchiesta? La commissione d'inchiesta è stata chiesta in consiglio. Io non sono contrario in linea di principio, perché non abbiamo nulla da temere, nulla da nascondere, anzi siamo stati noi a scoprire il velo, a togliere il velo sui conti di Haller. È un'iniziativa che ho preso io e la due diligence, 300 pagine, un rapporto molto dettagliato che ho consegnato al Consiglio, dice proprio questo, che grazie a me e alla nostra azione abbiamo fatto la fotografia della situazione, una situazione drammatica che vede i conti in profondo rosso. Questa è la fotografia. Ci sono responsabilità mala gestio di qualche amministratore del passato? Dall'analisi non risultano accertamenti di responsabilità. Se il Consiglio vorrà farlo, io sono più preoccupato di dare un futuro ad Haller, salvare Haller dalla bancarotta, dare un servizio migliore ai cittadini e confrontarmi col Comune di Milano, cosa che stiamo facendo, per trovare una soluzione e porre fine a questo tormentone tra Regione e Comune, colpa tua, ci mandi in mezzo solo i cittadini, peraltro i più deboli.